Un benvenuto a tutti e se volete continuare a seguirci ricordatevi di iscrivervi al canale Terra Amara, le anticipazioni degli episodi dal 18 al 22 di luglio. Zuleyla ed Emir tornano dal viaggio di nozze e la sarta si precipita subito da Gulten per chiedere se Ilmaz ha scritto. Ilmaz è però controllato da Chetved, a sua volta manipolato da Hankar. Le sue lettere vengono infatti bruciate quando il direttore della prigione lo abbandona al suo destino di condannato a morte. Nel frattempo, alcune malelingue dubitano che Zuleyla sia incinta di Demir e quest'ultimo dovrà cercare di aiutarla. Non appena Gulten scopre che Ilmaz è condannato a morte, racconta tutto a Zuleyla. Duramente scossa, la ragazza allora decide di fuggire nella notte per raggiungere il carcere a Istanbul, dove nel frattempo Ilmaz mette a punto un piano di evasione con l'amico Suleiman, il quale dovrebbe addirittura accoltellarlo. Ferito, Ilmaz viene portato in ospedale. Qui avrà poco tempo per tentare la fuga. Il meccanico si sta infatti riprendendo e a breve dovrà essere dimesso e riportato in prigione, dove Zuleyla nel frattempo è andata a trovarlo. Al carcere però la ragazza trova solo il proprio marito, Demir. Infatti Demir, molto arrabbiato, la schiaffeggia e la riporta a casa nonostante le suppliche. Ilmaz riesce a evadere da una finestra dell'ospedale. Non appena giunta la notizia, Demir raggiunge il comandante di polizia e lo incoraggia a ritrovare arrestare il meccanico quanto prima. Intanto alla villa Zuleyla riceve un mobile giradischi, regalo del marito. Mossa dall'invidia e dall'amica Fusun, Sermir si rivolge a una signora che vende un preparato di erbe per abortire. Il suo piano è di far bere l'infuso a Zuleyla. Ma non tutto andrà come previsto e rimetterci sarà Sabatin. Quando in ospedale il medico scopre il piano della moglie, decide di raccontare tutto ad Emir. Ilmaz viene riacciuffato e Gulten, in collera a causa di un equivoco, attacca il fratello, il quale reagisce scaffeggiandola. L'assenza di Gulten alla villa non passa inosservata Zuleyla, che è ancora alla ricerca e senza successo di notizie su Ilmaz. Continuate a seguirci su questo canale iscrivendovi al canale per essere sempre informati.